I'll catch it. Promise. Due fratelli, entrambi poliziotti, venuti a conoscenza di un crimine che rischia di rimanere impunito, decidono di farsi giustizia da soli. La situazione si complica quando sono incaricati di indagare proprio sul delitto che hanno commesso, trasformandosi in giustizieri. È la trama di Blood, l'ultimo film di Nick Murphy. Nella storia non si parla delle indagini, non si tratta di un film poliziesco. La faccenda delle indagini viene risolta alla sbrigativa facendo riferimento a un semplice rapporto e poi basta. Anche per il regista la pellicola è molto di più di un classico thriller. Friends and family think you are. So every moment of love they give you must be agony. È più facile farmi capire se lo definisco un thriller, ma una cosa non è mai veramente quello che si dice che sia. Un buon lavoro cinematografico è quello che si trasforma in un prisma attraverso il quale può essere proiettata una luce più complessa. Molti elementi richiamano la tragedia greca, è un film quasi shakespeariano, direi, viste le problematiche che emergono. Detective. Is my Jason. He's gone missing. Blood uscirà in Italia a metà giugno. You killed Jason Beery.